Eccoci qua. E benvenuti in questo nuovo video. Qui stiamo volando via, siamo fuori dal cinema, c'è un tornado d'aria. Al cinema cosa andiamo a guardare oggi? Torniamo a un gran classico, i nostri film classici horror. Andiamo dentro perché fa un freddo pazzesco. Esatto. E ci troviamo poi alla nostra solita recensione. Stiamo iniziando praticamente l'anticipazione. Vediamo un po'. Papà? Ora, Rachel. Dove sei? Solo qui accanto. Ma non ci sono porte. Vuole tenermi qui. Per sempre. Eccoci qua e rieccoci dopo un film che finalmente ci ha sorpreso. Bello, dopo bello. I mitici e leggendari epici degli anni 80-90, finalmente sbarcano negli anni 2000, passa 23. I film horror di una bello, volta. Bello, di bello. Cosa stiamo parlando? Home Education e le regole del male. Allora, è il primo film ambientato in Italia. È avvenuto in Italia. Nel 2023. Sembrerebbe ambientato. Nel in parco. Nel parco della Sila in Calabria. Però noi ce ne siamo. Capoluogo Catanzaro. Sì, noi ce ne siamo accorti perché all'inizio l'unica scena esterna c'era una panda e i cartelli stradali italiani. Parcheggio con le vie e tutto. Allora vogliamo fare una recensione. L'attore è Andrea. Aspetta, no, Andrea Niada è il regista. Esatto. Allora, regista. Volevamo fare una recensione fatta bene, perché di solito il nostro che ci ha sorpreso, non ce l'aspettavamo. Allora, stavolta mi sono spaventato. È vero. Di cosa parla questo film? Ve lo spieghiamo benissimo. Innanzitutto prodigioso perché è fatto da quattro attori tra in cui, un'ambientazione, tra un bosco e una casa all'interno. Esatto. Quindi gli attori chi è che sono? Zero. Una non figlia, lo sappiamo. La figlia, la mamma, il papà e il ragazzo, l'aiutante. Adesso vi spieghiamo la trama, cerchiamo di spiegarla nella maniera più sintetica semplice e sintetica. Allora, in una casa alle porte del bosco c'è una mamma e una figlia che vivono in casa assieme. E si deduce da questo, dall'inizio, che questa ragazzina che avrà 13-14 anni non ha mai frequentato la scuola. E non solo. Non ha frequentato niente. Non aveva neanche amici. Ma la domanda è: niente. Ma perché non ha frequentato la scuola? Perché i genitori non gli volevano permettere. Esatto. Beh, i genitori. Adesso la mamma e il papà. La mamma e il papà gli spiegavano, tenevano le lezioni in casa fatte bene, ma naturalmente tieni tu l'asta, sì, ma naturalmente andiamo a capire poi che la ragazzina è sì istruita, ma per quello che gli è stato insegnato, quindi lei non ha la televisione, non ha niente, vive in un mondo a sé. Addirittura c'è una parte dove la mamma gli insegna a dire una parolaccia che è un vaffan, e lei non sa cosa voglia dire. Questo è un dettaglio. Cioè, non sapeva le parolacce. Non sapeva niente. È intelligente. Sa cosa sono i mammiferi. Sa cosa sono gli volatili, uccelli. Però veramente non sa nulla del mondo, né chi c'è fuori. E uno si chiede: ma com'è possibile? Ma di cosa parla questo film, fondamentalmente? Succede che il papà in casa risulta essere ammalato, ma noi non lo vediamo. Finché a un certo momento madre e figlia vanno in soffitta. E troviamo il padre, ahimè, steso nel morto, letto, morto stecchito. Stecchito, perché ovviamente il cadavere dopo un po' va in decomposizione. Esatto. E chi sono gli animali che vanno in decomposizione? Le mosche. E le mosche cosa formano? I germi. I germi che cosa? Fermo. Allora, siamo solo all'inizio. Quest'uomo è morto. Loro sostengono, la madre sostiene, che se curato a dovere e coccolato e parlandoci, ritornerà, resusciterà. Quindi, così si suol dire. Quindi vedi queste due persone nell'illusione, ovviamente lo puliscono, lo toccano, fanno, però ovviamente non è in una camera surgelata, insomma, la nella camera matrimoniale tipo. Esatto. No, era nella nel piano di sopra, soffitta. Cosa succede? Arriva un altro personaggio nel film che è il figlio del macellaio del paese, dove il padre che si chiama Dan, invece il papà Luca. Sì. Arriva il figlio del titolare di questo signore che è morto,
a chiedere, bussare alla porta e dire: ma come sta lui, il papà morto? Perché ovviamente loro non dicono niente. Perché si preoccupavano per, esatto, il lavoro, papà. Cosa dovevano fare? Prendere un sostituto. La mamma e la figlia rispondono che no, guarda, è su di sopra, sta bene, si sta riprendendo, mi saluta, eccetera, eccetera. Cosa succede? La figlia, poi si vede che la figlia va nel bosco spesso con una specie di piffero, fa un richiamo sostenendo che facendo questo richiamo potrà tornare in vita al padre. Nel frattempo questo giovane ragazzo inizia a farsi trovare spesso nel bosco e parla con Rachel, questa ragazzina qua, no? Diventano un po' amici e lui capisce che c'è qualcosa che non va. Perché detto... già una che è timida non ti risponde, io sarei subito sospetto, sì, di qualcosa. Sì, molto strano. Io direi che lo dobbiamo spoilerare questo film. Perché io lo voglio spoilerare, la resa perché è molto bella. Allora, quando noi spettatori riteniamo, guardandolo, che sia la madre la pazza, perché la madre avrà un 45-50 anni. Tra l'altro, l'attrice che ha fatto Get Out. Ah, sì, era lei. Get Out, sì, quella. Oppure quella di The Conjuring. Non mi ricordo. Vabbè, questo poi me lo dici tu, perché quello non me ne sono accorto. Ma di buona base, cosa succede? Assomigliava. Noi spettatori iniziamo a farci stare antipatica la madre, perché la madre è adulta e diciamo è lei la scema che sostiene questa narrazione assurda, esatto, no? ma c'è sempre il ma a un certo punto arriva la madre si preoccupa perché questo ragazzo qua che frequenta la figlia, lo soprannomina suo amico, esatto, la madre architetta, la madre che noi ritiamo, un metodo per far sì che non siano più amici, ovvero lo invita a casa il ragazzo, sì, per una cena, cose varie, fa sì che la ragazzina vada a prendere lo zucchero e quando la ragazzina non c'è inizia la mamma a raccontare al ragazzo che la figlia è disturbata, che la figlia è pazza, di lasciarla stare. Noi spettatori cosa pensiamo in quel momento? Che è cattivona la mamma, perché è cattiva, perché la ragazzina non c'entra niente. Scopriremo poi in realtà che la mamma in quel momento non stava recitando, ma lo stava mettendo veramente in guardia, perché alla fine c'è una discussione poi tra il ragazzo e la ragazzina gli tira addosso del tè, lui va al piano di sopra, sì, che si sporca tutto, va al piano di sopra e ovviamente la mamma non ha pensato che c'era il cadavere del papà, che era in putrefazione strada guerra. No, perché tra l'altro la figlia l'aveva imbottito con un sacchetto di plastica sottovuoto. Era venuto in mente di usare quei sacchetti che con l'aspirapolvere, sì, si usano per mettere sottovuoto il timone. Aspetta, a quel punto il povero Dan va su, vede la scena, si spaventa, inizia a vomitare, è un povero ragazzo di 20 anni, 18 anni, spintona la mamma, cerca di scappare, insomma Rachel spintona la mamma, cosa succede? Lui cade giù, cioè va giù, corre, no? Rachel non gli permette di uscire, Rachel è la ragazzina, perché il piano era di racchiudere lui nella casa. Cosa succede? Che si picca una vicenda e Rachel uccide, lo infizza con un coltello nella gola ed esce fuori tutto il sangue. Lì noi siamo rimasti pietrificati. Pietrificati, no? Perché il detto è chi trova un amico trova un tesoro, mi sembra che trova un nemico trova un tesoro. Ma vi rendete conto? È scioccante perché allora il ragazzo spinge la mamma rimane su col marito, poi va giù, Rachel uccide Rachel, uccide il suo miglior amico, l'amico muore e allora da lì lei è contenta perché ha accontentato la mamma. La mamma e la figlia lo impacchettano anche lui. Perché dicono... Aspetta, sembra una banalità raccontato così, ma credetemi, è proprio bello, è fatto benissimo. Aspetta, impacchettato anche lui. Mettono il freezer. La situazione è la seguente: la mamma preoccupatissima, la mamma che noi fino a quel momento abbiamo ritenuto colpevole di questa cosa, lo ripetiamo, si capisce in quel determinato momento che la mamma non era colpevole, aveva accondiscendeva alle idee della figlia della resurrezione del padre perché era malata di testa la figlia, quindi lei era una povera donna che non c'entrava, non avrebbe dovuto appoggiare questa cosa. Allora dice la figlia: figlia mia, dobbiamo lasciare la casa perché qua domani arriverà la polizia, dobbiamo scappare. La figlia Rachel aveva si arrabbia, tutto. Si arrabbia,
Che cosa fa? Prende, fa una risetta con sua madre, la lancia giù dalle scale, la madre morta, morta anche lei. Dobbiamo impacchettarla. Impacchettata anche la mamma. Cosa succede alla fine? Allora, la mamma rimane nel letto, tra l'altro cuscino pieno di sangue del padre. Brava. Poi lei porta fuori il padre nel bosco, cercando di resuscitarlo ancora col piffero. Col piffero, vero? Perché noi vogliamo dire che loro utilizzavano un corno per chiamare l'aldilà. L'aldilà. Ci sono molte, attenzione, ci sono parecchie citazioni sataniche, parecchie cose strane. È per questo che diciamo sembra un film banale raccontato così, ma in realtà è lungo. Cioè, e fino all'ultimo dici, ma dove andiamo a finire? Dove andiamo a parare? La fine è strana, perché lei è lì col padre imbustato. E la madre morta. La madre morta, Dan è morto, e lei suona il piffero e si muove il corpo. Ora, potrebbe essere uno spasmo, potrebbe essere un colpo d'aria, potrebbe essere che veramente lei riusciva a resuscitare. Perché noi non sappiamo cosa succederà all'aldilà. È fatto bene, perché il finale è aperto. Però lascia sempre. Non ci sta un numero due. Secondo me non ci sta un numero due. Secondo me poi arriverà la polizia, la metteranno in clinica. Tra 3 anni, 2026-25 forse, lo faranno uscire il 2. Ma chi lo sa? Sappiamo solo che se volete andare a vedere un bel film, c'è ancora tempo, che vi dà un po' di andatelo a vedere, perché da tra l'altro quanti eravamo in sala? Eravamo in 4, in io, 4. Lui e altri due. Dà una spallata alla solita monotonia, non è scontato per niente. Per alcuni accenni, tu non l'hai visto questo film, ricorda vagamente Misery non deve morire. No. Poi Fenomena in alcuni anni. Fenomena l'ho visto, che era degli anni 82. Vale la pena vederlo. E la cosa importante, ripeto, regista italiano, film girato interamente in Italia. E solo tre attori. Reso internazionalizzato dai nomi, perché i nomi degli attori sono internazionali, così che c'è un momento che l'attrice scrive sulla lavagna, infatti se tu guardi scrive in inglese. Sì, perché lì faceva anche da prof, da maestra. Esatto, perché era una scuola, però stavo dicendo che il film è stato fatto per poter essere proiettato in tutta Europa. Vogliamo parlare che nel bosco ha trovato il cervo morto. C'è una scena, adesso non diciamo tutto, però c'è bruttissima, cioè io mi sono ci sono delle scene belle forti. Poi anche la testa del cane. Io le ho definite tante immagini disturbanti. I jumpscare, però disturbanti. Ma si, poi ti rompono anche i timpani. Comunque il film è bellissimo. Io mi sono spaventato. Sarà costato niente, perché vi ripetiamo, c'era la mamma attrice, la figlia attrice, il ragazzo attrice, il papà semi attore, perché praticamente fa sempre il morto, quindi è steso. Ah, però la bambina Rachel parlava alla radio col papà. Sì, c'è una parte dove di notte sembra che parli col papà, però non sappiamo se è la sua mente malata o se sia reale. Detto questo, speriamo di non aver fatto il solito caos nel raccontarvi le cose, perché noi siamo eccitati quando usciamo dal cinema, ci è piaciuto tantissimo. Sì. Però vi diciamo 10, un bel 10 pieno. Un bel 10 e lode. Andatelo a vedere se volete, perché è un thriller decisamente innovativo. Per il momento, un po' paranormale, un po' strano. Rimane alla prima classifica. Per secondo film, Napoleone, terzo FNAF. Terzo FNAF e quarto Thanksgiving. Sì, esatto. Ragazzi, basta, era la nostra solita recensione. Noi siamo giunti a Milano. Ora adesso riponiamo l'automobile e andiamo a mangiare un boccone. Esatto. Ciao, alla prossima recensione. Ciao. Ciao.